radio e chinuchino di banneri, o tipo sopra cuffa in da tribuna, a uci che si sente solo una, Catania si nasquadra serie A, o rosso come fuoco da montagna, l'azzurro come cielo e come mare, colori che mi fanno innamorare, e belle come acquisti non ci metto. Ale, ale Catania, a squadra d'ome cori, il magico Catania è forte, vincerà, e quando segneremo lo stadio esploderà, i tifosi di Catania siamo tutti pari, Catania è una squadra di
la canzone! Sì, era la sua? No, la sanno loro, dai! Non c'è le poco mari, colori capitali naturali, se prendi come artisti non ci metti. Ale, ale, Catania, assaggia dove vuoi, tu mangi con Catania, e però vado a fare un favore, andiamo ad angocciare tutto l'uomo. Presidente, ora ci diciamo magari capire. Scusate un attimo, abbiamo il piacere in questo club di avere invitato Ezequiel Capone, lui ha accettato subito di venire perché Ezequiel, oltre ad essere un buon giocatore, è stato un simbolo per la tifoseria e per la nostra squadra. Noi abbiamo, Ezequiel forse tu non lo sai, noi abbiamo dato. Lo sai, so. Allora il soprannome che Ezequiel c'ha è il vichingo. Il vichingo! È il vichingo! Perché sinceramente su nuovo campo c'era solo una domandana, a domandare a spagna. Se quando testi potessi salutare, quando parte il punto di sto punto amaro che ci capita. Noi ti abbiamo voluto dare. Sei stato grande anche con la Juve. Ezequiel, lui è stato, noi vogliamo dare questo simbolo, che è la nostra città. Ed è un simbolo che vorrei. Sinceramente che tu la porti sempre presso a te per dimostrare quanto affetto abbiamo noi catanesi nei tuoi confronti. Grazie. Grazie a te. A me sembra un uomo che capito. A me guardare. L'uccellino. Stiamo starendo, va bene. E devi ricordare che ha stampato un gol di testa con Catania, E se chi aspetta, ma scusate un attimo. Quando un giocatore ci teniamo, la prima domanda è che facciamo in fede? Sinceramente, io ci sono voci che molto probabilmente dovranno rimanere a Catania per motivi tuoi personali, non perché, per altre cose. Tu, la tua idea qual è? Di andartene o di rimanere? Io la verità ancora non è l'ultima parola detta, no? Magari c'è una possibilità che me devo andare via. Il calcio un po' questo e magari dopo 3 anni con una cosa per l'altra è un ciclo magari terminato. Però ancora non posso dire che me ne vado, no? Perché ancora manca qualche giorno, manca qualche riunione, vediamo. Io ho messo di tutto per rimanere. Dopo un po' ci vuole un po' anche di tutti per arrivare a buon porto. Ancora ripeto, non posso dire che me ne vado, però sicuramente che fino ad oggi non ho rinnovato il contratto, mancano 2 settimane, magari a questo punto me ne devo andare. Noi da tifosi sinceramente speriamo, veramente lo dico di cuore, lo dimostriamo in questo simbolo della nostra città, perché adesso ce ne chiamate New York, sono elefanti, in certo catenese si chiamano New York. E vogliamo parlare un pochettino tutto in spagnolo, non che poi devo dire la io per finire. No, dimmelo. Carbone, l'importante è che non fai a dimmelo, dimmelo in argentino, dimmelo in argentino, che poi glielo traduco. No, sì, tu dimmelo, parla in argentino e poi glielo traduco. Quando è venuto Lopez, che noi facciamo una festa qua, che è venuto Lopez, non sapeva nemmeno una parola, parlava proprio in spagnolo. Allora lui parlava, io ci ho detto che capivo, io non capivo niente. Però poi traduceva a nome mio, a modo mio, traducevano a modo mio. No, comunque al di là del premio che ringrazio, no, a te, a tutti, saluti a tutta la gente di Catania, perché veramente mi hanno accolto in questi 3 anni a me e la mia famiglia. Da dietro, no? Quindi al di là di un premio che può ricevere uno o una cosa, devo ringraziare a tutta la città perché ho passato 3 anni della mia vita lì. E ci partiamo. Oggi la stanno presidente. Allora dai, sto studiando magari la pancia. Che Giovanni abbiamo caso di me, a Giovanni Iuculano, oltre ad essere il responsabile unico proprietario della.
chiama? La Meridiana, la Meridiana. È un super tifoso, un super tutto completamente. Giovanni Ugolano è uno veramente che a Catania, calcisticamente, per tutti questi bambini, da tanto. E molte cresceranno, ragazzi, cresceranno proprio grazie alla Meridiana. Catanese, come si dice, tipo a Pordenone, chi mandiamo a tutti,
tirando in un sacco. E io come simbolo, come riposo, le voglio dare la sciarpa del canale. Per non accettare. Ah, a fotografia, Massimo, viene mancato Massimo.